Ciao a tutti! Oggi vediamo questa bellissima anforina in vetro soffiato, leggermente colorata di verde e satinata. Allora la vogliamo incidere per impreziosirla ulteriormente. Prima ho fatto il disegno a matita. Non è stato semplice perché innanzitutto è piuttosto piccola e quindi la superficie è limitata e poi la bombatura è completa, quindi non solo in un senso, ma è piuttosto sferica. In ogni caso, dopo aver fatto il disegno a matita, ho iniziato con il mio mini trapano ad incidere. Sto utilizzando una punta diamantata molto fine e vado a ripassare tutto il disegno. Ogni tanto mi fermo per controllare, passo con la gomma per togliere eventuali tracce di matita, di grafite, e poi riparto con l'incisione. È un lavoro di pazienza, ma che dà delle buone soddisfazioni. Come si può vedere, l'incisione è molto delicata, sia per il colore dell'anforina sia per il tipo di vetro. Quindi sarà molto leggera, ma impreziosisce ulteriormente un oggetto già di alto valore in quanto è vetro soffiato a bocca. Ma ho pensato che così facendo potesse diventare un pezzo unico e adatto alla persona a cui lo voglio regalare.
Naturalmente, qualsiasi tipo di disegno o di iscrizione è possibile farla su un vetro. Quindi in questo caso ho fatto dei fiorellini stilizzati, ma poteva essere qualsiasi altra cosa e anche un nome. Ora vediamo il risultato finale con una luce più adatta. Se vi interessa e volete saperne di più, vi invito ad acquistare il mio libro La tecnica dell'incisione su vetro con mini trapano. Lo trovate nelle librerie e online su tutti i siti di vendita di libri. È ricco di informazioni e di suggerimenti per l'incisione su vetro. Inoltre, vi aspetto sul nostro canale YouTube Elettronica Didattica per seguire i prossimi video. Ciao a tutti, a presto!